Solbi attesa a calcio di riscatto contro il Pontedera di Renzo Olivieri. Grande inizio delle toscane, trascinate dal suo numero 10, Iannella, che trova subito la verticale per Giusti. Superata in velocità Viganò, pallonetto provvidenzialmente deviato da Mazzon. E la stessa Viganò allontana la minaccia. Ma non è finita qui, perché ancora una volta Iannella trova l'imbucata dentro l'area di rigore. Inserimento puntuale sul secondo palo di Iago, che da due passi porta in vantaggio le granata. Reazione immediata della Solbia, lancio di Pozzi dal cerchio di centrocampo verso Vischi, sponda di testa per Pellegrinelli, che prima finta col destro e poi fa partire un sinistro terrificante che c'entra in pieno la traversa. Vischi a rimbalzo, ma è in fuorigioco. Ci riprovano le nerazzurre, stavolta su un calcio da fermo battuto da Ambrosetti. Inserimento sul secondo palo di Masciaga, che si conclude con un nulla di fatto. Dall'altra parte, traversone della solita pericolosissima Iannella, liscio di Defentaler e Maffei sciupa un'occasione clamorosa, colpendo la traversa. Come spesso accade nel calcio, gol sbagliato, gol subito. Ambrosetti verticalizza per Vischi, che dribbla in velocità Sidoni. Cross in mezzo per Magatti, che si stacca dalla marcatura e piazza il pallone sotto la traversa al 24esimo e di nuovo parità. Quarto gol in campionato per la numero 29. Non si ferma la Solbia, altro traversone, stavolta di Ambrosetti, sempre dalla destra, colpisce a botta sicura Crestan, che spara addosso a Bulleri. Tentativo dalla lunga distanza, stavolta di Masciaga, intervento così così di Bulleri, che si rifugia in angolo. E sugli sviluppi del calcio d'angolo, nella mischia, Ambrosetti riceve e poi rovescia sul secondo palo per Viganò, che ci arriva in spaccata, ma non inquadra di pochissimo lo specchio della porta. Finisce così, con questa enorme palla gol, il primo tempo, un primo tempo bello, equilibrato e ricco di occasioni da entrambe le parti. Nella ripresa le padrone di casa prendono subito in mano il pallino del gioco e al 49esimo Magatti finta in area la conclusione col sinistro. Ben si abbocca e atterra al numero 29. E calcio di rigore, dal dischetto si presenta Masciaga come tre settimane fa, ma ancora una volta sbaglia, stavolta la parata del portiere. Dall'altra parte, dopo una punizione di Pantani, guardate cosa fa Masciaga, rischia tutto, allontanando un pallone che attraversa l'area di rigore, ma per fortuna la Solbiatese si salva con le unghie e con i denti, mandando in calcio d'angolo. Infine all'82esimo, penetrazione di Pellegrini al centrocampo, imbucata perfetta per l'inserimento di Serna, che viene stoppata sul più bello, inserimento di Vischi, che si sposta a pallone sul sinistro, deposita in rete, il gol vittoria, nonché decimo centro in campionato. Il Pontedera cerca il pari fino agli ultimi secondi di gioco, ma non basta. La Solbiatese torna al successo casalingo. Domenica si va a Terni per affrontare la Ternana.